Ok, qui abbiamo i materiali da caccia di Oreste Caldini, risalenti alla prima guerra mondiale all'incirca. Questa è una cartuccia, che è già stata utilizzata, per cui si vede la capsula con un forettino in mezzo. La capsula doveva essere tolta, usava questo attrezzo, e la cartuccia veniva inserita in questo modo, veniva schiacciato così, usciva la capsula. Veniva messa una capsula nuova, liscia, la vediamo in questo esempio, e posizionata da quest'altra parte, e qui veniva pressata. Dopodiché veniva inserita dentro della polvere da sparo usando dei misurini. Qui abbiamo due misurini diversi. Questo addirittura poteva essere tarato girando la rotellina, cambiava la grandezza del misurino. Messa la quantità di polvere da sparo necessarie, si metteva un separatore di cartoncino e poi ci mettevano i pallini. Sopra i pallini si metteva un altro separatore, uno stoppino che veniva chiuso, serrato con questo attrezzo, no? Questo, sì, ma ce n'era uno anche manuale, con questo manuale, cioè veniva inserito dentro e questa non è la sua misura perché abbiamo appunto cartucce di calibri diversi, 12 era il calibro più grande fra questi, 16 questo è il calibro 16, ma questo è il calibro, vabbè, sono calibri diversi, dal 12 al 16. Veniva pressata così, oppure usando questa che era fissata a un tavolo, veniva inserita dentro la cartuccia, tenuta bloccata e girando la manovella, veniva fissata la chiusura, insomma, della cartuccia. Così che la cartuccia poteva essere inserita nel fucile e fare il suo compito. Succedeva talvolta che le cartucce, dopo tanti utilizzi, rimanevano bloccate dentro, sparava, però rimaneva poi bloccata dentro il fucile, per cui veniva tolta con questo che era un estrattore di cartucce. Veniva inserito così, hop, e si tirava. In questo senso, fuori dal fucile, oppure si inseriva da questa parte, questa non è la sua misura, si inseriva da questa parte e si bloccava lì dentro e si tirava per estrarre dal fucile eventuali cartucce che rimanessero dentro bloccate.